Ecco, siamo in diretta da Udine, Udine Urban, facciamo un percorso anche di Nordic Walking. Abbiamo la maestra istruttrice di Nordic Walking. Buongiorno, ciao, sono Nicoletta Blasic e iniziamo stasera questa nuova avventura. Ecco, questo percorso è fatto per toccare tutti i posti suggestivi di Udine, è un primo percorso, poi ne faremo altri. E siamo qua in via Mercato Vecchio. Questa è la loggia del Lionello e faremo un giro antiorario. Siamo qua perché per promuovere il movimento Move Week, quindi la settimana del movimento, faremo altri eventi anche a Cividale, ne abbiamo già fatti altri. E siamo affiliati alla WISP con l'obiettivo che è di promuovere lo sport e lo sport per tutti come movimento. Diciamo Move Week e alziamo le mani. Move Week. Ok, allora partiamo di qua. Allora, seguite chi fa Nordic Walking, segue, e a seguire c'è l'altro gruppo. Chi corre invece aspetta che partiamo dopo. Chi cammina normale senza decorrere nel walking? Io credevo che invece ti avesse già vista, ti avreste. No, no. Allora vi ricordo che le strade non sono chiuse, dovete rispettare chi vi guida, ci si ferma sugli incroci, rispettare il codice del pedone e le strisce pedonali. Tutto chiaro? Allora, sì, tutti insieme a seguire. Parti di qua. Allora. Partiamo qua in via Mercerie. Via. Ciao. Siamo in tre appena arrivati. Sì, lì c'è il modulo, filmate un attimino, dopo partiamo. Allora, una settimana di movimento, abbiamo già fatto anche escursione, corsa a Cividale, mountain bike e bike, e oggi facciamo? Nordic Walking. A Udine. Siamo pronti per partire, quindi aspettiamo gli ultimi che si sono aggregati e partiamo da Udine qua. Siamo in via Mercato Vecchio, ristorante alle volte, che abbiamo fatto anche altri eventi, no? Bene. Allora, ci dici due parole su questa tecnica che questa volta viene fatta nel centro storico, sì, che ha comunque delle difficoltà perché bisogna stare attenti al porfido, giusto? Sì, infatti abbiamo messo questi pad che servono proprio per evitare, no, che il bastoncino si infilzi. No, comunque il Nordic è una disciplina definita completa che secondo me sta proprio in mezzo tra la camminata e la corsa, no? È una cosa che sta proprio a metà, perché ha il grande beneficio che strutture, fa muovere un 90% della muscolatura. Quindi... Ecco, perché siccome questa è la settimana del movimento, sì, il movimento qua viene fatto, se viene fatto in maniera corretta, porta dei vantaggi, e soprattutto anche con le braccia, che normalmente sì, quando si cammina un lavoro di braccia e di mano che chiude, apre, praticamente stringe e lascia il bastoncino, quindi fa un grande lavoro su tutto il sistema cardiovascolare ed è un grande attività proprio anche a livello coordinativo, quindi va a equilibrare i due emisferi cerebrali. Ecco, ci fai vedere solo velocemente il movimento, sì, quindi il movimento è due questo passi. La camminata apro e chiudo la mano. Ok, quindi noi facciamo adesso, partite voi che siete il gruppo Nordic Walk, poi a seguire la camminata sportiva che comunque si muove le braccia, la camminata normale, poi parte il gruppo della corsa. Perfetto. E vi ricordiamo che domani ci sarà comunque un'uscita a Trieste, in zona Aurisina, vista mare, e sabato a Cividale del Friuli, che ci sarà una cosa esclusiva anche con le cuffie, musica, fitness, così, no? Quindi siamo tutti invitati, no? Va bene, partiamo allora? Ok.
Stiamo comunque divisi per due. Nei punti dove c'è marciapiede e pista pedonale, mi raccomando di stare comunque in coppia per due. Dove la strada invece è chiusa al traffico, potete stare anche più larghi, ok? Quindi seguite le indicazioni di chi sta davanti. Va bene? Partiamo allora. Andiamo.